ancora mi piace seguire in rete alcune immagini che postano alcuni lavoratori di AMA di materiali acquistati dall'azienda sicuramente scadenti. O ancora altri lavoratori AMA mi hanno segnalato come la nuova macrostruttura sembrerebbe disegnata da quelle stesse forze che comandavano, è il caso di dirlo, le aziende municipalizzate negli anni precedenti, e mi riferisco alle varie parentopoli, mafia capitale e quant'altro. Molti lavoratori mi hanno detto: caro Enrico, a prescindere dai proclami del sindaco Marino e dal suo bel programma presentato qui in aula, che è rimasto lettera morta, all'interno delle municipalizzate, e mi riferisco ovviamente anche ad ATAC, comandano, tra virgolette, ancora gli stessi soggetti e le stesse forze che lo fanno da anni. Cercate di portare un po' di attenzione in aula. Dicevo, sono ben felice di sfruttare questo tempo per illustrare la questione del giorno e che l'opposizione abbia riposto in me una certa fiducia. Parlare di regolamento TARI, di regolamento della tariffa rifiuti a Roma non è mai semplice, perché sappiamo tutti che i cittadini romani sono vessati dalle tasse più alte d'Italia, forse d'Europa, a fronte di servizi, lasciatemelo dire, quantomeno di dubbia efficacia ed efficienza. E sicuramente tra questi c'è la tariffa rifiuti. Io quando parlo con le persone o quando pubblico qualcosa in rete inerente alla materia dei rifiuti o d'ama, c'è subito una certa arrabbiatura, siamo nel femminismo, da parte dei cittadini, che dico che io pago diverse centinaia di euro l'anno di tariffa rifiuti, tra l'altro calcolati malissimo, perché sono calcolati sulla superficie dei metri quadri dell'abitazione e sul numero delle persone che vi abitano, ma ciò non vuol dire che io posso avere una casa di 100 metri quadri, abitarci in quattro.
quindi per noi è meno l'impianto di questo regolamento. E ripeto, sarebbe fondamentale la tariffa puntuale non solo per incentivare i singoli cittadini ad avere comportamenti virtuosi, perché ovviamente non tutti possono avere le stesse sensibilità di cominciare già da domani a ad acquistare tutta la spina, ma sarebbe molto molto importante anche per il lavoro e per le imprese che anch'esse pagano le tariffe rifiuti esorbitanti a fronte anche dei servizi dubbi. Pensiamo ad esempio a un ristorante, a un bar, facendogli pagare anche a lui la tariffa puntuale in base ai rifiuti effettivamente prodotti, magari si potrebbe innescare dei comportamenti virtuosi in quel ristorante, piuttosto che in quel bar, magari servirebbe solamente acqua del rubinetto, non acqua in bottiglia di plastica e quant'altro. E così, da un lato, dei progetti, delle possibilità come questi, non si capisce.